Qual è il vero colore degli oggetti? Il colore di un oggetto non dipende dalle sue proprietà fisiche, ma dal tipo di luce che lo illumina. Facciamo subito un esempio chiedendo aiuto a una ciliegia. Ma prima, com'è fatta la luce? La luce, detto in termini elementari, è un insieme di onde che con specifiche caratteristiche assumono un colore proprio. Quindi ogni onda ha una colorazione differente. La luce del sole è l'insieme di queste onde colorate, che messe assieme danno vita al colore bianco. Tornando alla ciliegia, se la guardiamo sotto la luce naturale, notiamo il suo caratteristico colore rosso, perché la ciliegia assorbe tutte le onde che compongono la luce, tranne quella rossa, che viene riflessa sulla sua superficie e viene percepita dai nostri occhi come tale. Di conseguenza, se illuminiamo il frutto con una luce priva della componente rossa, per esempio con una radiazione azzurra, la ciliegia ci sembrerà grigia. Il mondo a colori è percepito diversamente da specie a specie. Infatti, molti animali non percepiscono alcune colorazioni. Per esempio, vedono il mondo in bianco e nero. Proprio come noi, in mancanza di luce, quando apriamo gli occhi nel bel mezzo della notte e ci guardiamo intorno, per capire cosa sta succedendo. Vediamo tutto in bianco e nero e poi, confusi, torniamo a dormire. Questo perché nei nostri occhi sono presenti due tipologie di recettori. I bastoncelli, che percepiscono la luce ma non i colori, e quindi adatti alla visione in condizioni di scarsa luminosità, e i coni, che invece percepiscono i colori e ci permettono di vedere il mondo come lo vediamo durante una normale giornata. Per alcuni animali, vedere bianco e nero è la normalità, come per esempio i topi e i conigli. Molti altri animali, invece, non percepiscono solo alcune tipologie di colori, e qui sfatiamo un mito. Infatti il toro, pur avendo i coni, non percepisce il colore rosso, essendo manchevole dei coni sensibili al rosso. Quindi, quando vedete un toro e gli sventolate un ventaglio rosso davanti, state sicuri che non vi attaccherà perché non vede il rosso, bensì per istinto.